dopo Natale ritornano anche dopo Natale Big Mo e Bob ritornano a parlare di Ippica con Race Off. Bentrovati ancora una volta qua sui canali, come si diceva una volta, di Lipto, ad ascoltare Big Mo, saluta. Ciao Ne. E il solito vecchio, caro, simpatico Bob, me la tiro un po'. Simpaticissimo. Dopo Natale c'è un pochettino ancora di vino che gira. Ma oggi, visto che noi siamo dei signori, non ci facciamo mai mancare niente. Allora, voi il Natale l'avete festeggiato col prosecco, abbiamo parlato di vino prima con Big Mo, mi sono erudito. Erudito, sì. Oggi però abbiamo un ospite che viene d'Oltralpe, cioè dopo Ciro Di Nardo abbiamo anche Fabio Pasqualini, che se non sbaglio è qua in onda. Ciao Fabio. Ciao Roberto, ciao Moreno. Ciao Fabio. Come state? Tutto a posto? Noi tutto a posto. Avete mangiato bene a Natale, vi siete fatti bel un pancione o tutti e due, siete ingrassati per benino, adesso di più non posso. aspettiamo il capodanno. Di più non posso ingrassare, di più non posso. Sì, guarda Fabio, un po' che non ci vediamo, non so tu che ricordo hai, perlomeno di me, moltiplica due. Il ricordo tuo è un ricordo innanzitutto di una persona simpaticissima, di un grande appassionato, e mi ricordo le nostre chiacchierate in pista quando venivi da Claudio, da Poggiani ad attaccare i cavalli. Che insomma, saluto con tanto affetto, sì, Claudio Poggiani, appunto conosciuto lì a Danzola, alla sede ufficiale degli Orsi Mangelli. Esattissimo. Fabio, bravissimo. Lo sai che ha messo assieme un ristorante adesso Claudio? La miseria. Il pollo che trotta. Bisognerà andare a testare allora sì, questa cosa. Il pollo che trotta si chiama. Sì, deve essere una cosa interessante allora. Sì, perché mi sembra che siano lui e Legnani. Come la vedi? A quanto la dai questa copiata? Se fa trottare i polli vuol dire che è diventato bravino allora. No, sono stati momenti, confermo, molto belli, molto simpatici. Tra l'altro Claudio Poggiani è una persona squisita e simpaticissima, e quindi avere in scuderia o comunque come vicino di scuderia una persona simpaticissima come Fabio Pasqualin e avere Claudio Poggiani, onestamente si passa poi delle belle ore, dei bei momenti. Ascolta Fabio, allora tu ci hai già un po' anticipato, eri lì a Danzola e non eri lì per fare una passeggiata, ma ci lavoravi. E lavoravi in quale scuderia? Quando ero ad Anzola ho lavorato con Wolfgang Ruth, sì, per un annetto abbondante, e poi ho lavorato un ultimo periodo con Giovanni Grillo, che lui faceva un po' in scuderia e un po' faceva l'allenatore alla Trio in quel momento, insieme a Molari? A Paolo Molari, bravissimo. Esatto, proprio in quel periodo lì. Vedi, si vede che lui non ha fatto uso di vini, sì, per Natale. Lui è ancora, sì, più lucido, io lo sono, sì, un po' meno. Ecco. Te, a proposito, il Natale come l'hai passato? Bene, tutto a posto? Natale l'ho passato Oltralpe, non in famiglia quest'anno purtroppo, però devo dire la verità, qui ho trovato una quasi seconda famiglia. Mi hanno accolto veramente bene, mi hanno reso partecipe del programma e di tutto quello che è il loro iter lavorativo. Devo dire che ho trovato veramente delle persone squisite. Io lavoro e collaboro con la famiglia Shabbat in questo momento, e sono padre e figlio, Alain che è il padre e Arnaud Albert che è il figlio. E ascoltami, mi dicevi che comunque avete un appezzamento di terreno tutt'altro che banale e avete anche un numero di cavalli significativo. Hanno un impianto abbastanza importante, vuol dire, da un 67 ettari di terreno. Ne stanno acquistando degli altri, si stanno ingrandendo, diciamo che è una scuderia che è in crescita. Mm-hmm. Si sono trasferiti, loro sono originari del nord della Francia, mm-hmm, e si sono trasferiti qui da 5 anni. Hanno cercato, hanno visto un po' di posti in giro, hanno visto questo posto qui che gli hanno saputo tramite amici che era in vendita, sono venuti qui, si sono innamorati e si sono trasferiti qui. E tu come arrivi? Come con la cicogna? Arrivi più o meno, ti dirò la verità, ero a casa, ero a Trentino, ho letto un annuncio su Facebook, mi ha dato una dritta Henry Kruger, che tra l'altro vive qui in Normandia insieme al papà e a tutta la famiglia, sì, e mi dice guarda, prova a guardare questo sito qua perché normalmente ci sono degli annunci interessanti. Ho risposto all'annuncio, ci siamo sentiti per un paio di settimane giusto per
mettere a punto i dettagli e poi mi sono trasferito. Devo dire che ho fatto una scelta più che buona, devo dire. Veramente ho trovato della gente squisita. Allora, io, come ti anticipavo, ti faccio i complimenti perché hai comunque, per come ti ho conosciuto io, sempre avuto il coraggio e lo spirito di rimetterti in gioco, che è la base per provare ad avere un po' di fortuna, perché la fortuna senza un minimo di aiuto secondo me non arriva mai. Quindi tu sei... Ti dirò la verità, ho sempre avuto la testa di non precludermi mai niente, specialmente a livello lavorativo, perché ho l'idea che qualsiasi tipo di esperienza ti dona qualcosa. Anche mio nonno mi diceva sempre: devi imparare una cosa sicura anche dal più cretino di questo mondo. Quindi, in base a queste parole, io ho sempre cercato di acquisire il più possibile da tutte le esperienze lavorative che ho avuto. Ho imparato cose da fare e cose assolutamente da non fare, quindi le due cose sono importanti entrambi, perché quando sbagli o quando vedi qualcosa di sbagliato è importante che impari a non farla quella cosa lì, perché poi ti può portare dei problemi. Quindi da tutte le esperienze devi imparare il bene e anche il male. Però Fabio, a questo punto mi hai lanciato un assist e qui torniamo a giocare come facevamo in pista. Hai detto che si può imparare una cosa anche dal più cretino. Da me cosa hai imparato? In che senso? Visto che si può imparare qualcosa anche dal più cretino, no? Allora, quando mi hai conosciuto, da me che cosa hai imparato? Che io mi reputo il più cretino, posso essere vanitoso? Ma io ti dico la verità, non ti ho mai considerato un cretino, ma una persona soprattutto simpatica e molto appassionata. Beh, da te ho imparato una cosa, che comunque non ci si arrende mai, perché nel periodo in cui ti ho conosciuto tu avevi Ninja Ritz, che era Puledro. E perché mi emoziono, aveva... se me lo dici mi emoziono, mi vengono i brividi. E aveva dei problemi in quel certo. periodo lì, se ben ti ricordi. Sì, sì, e comunque la tua tenacia ha portato ad avere dei discreti risultati, è stato un cavallo, direi che ti sei divertito poi alla fine. Tantissimo. È stato un cavallo che ti ha dato delle enormi soddisfazioni, quindi devo dire che ho imparato che comunque anche di fronte ai problemi, se uno ci lavora, ci mette la passione, alla fine è possibile risolvere anche questo problema. Certo. No, ti ringrazio molto, però effettivamente hai visto te che non ci credi, Moreno? Come non anche, credo. Anche da me imparano qualcosa, adesso senza che io sia il più cretino, perché dopo mi dicono che sono appunto... Non ho imparato anch'io, ho imparato anche il podcast, adesso non sapevo neanche cosa fosse. Ho imparato un sacco di cose anch'io, mica... Socio, ragazzi, come sono importante. Sei importante. O da in avanti bisogna che mi dai qualcosa. Come bisogna. Io ci provo. Dobbiamo rinnovare il contratto con l'anno nuovo. Noi come ti do qualcosa. Fabio, io ci provo, non tiro mai su niente. Fabio, cosa vuoi che sia? L'ingaggio nuovo, dobbiamo firmare un nuovo contratto. Allora, Fabio, parliamo di cose serie. Allora, tu hai detto che hai lavorato con Ruth, con Grillo, Erele Danzola, Orsi Mangelli. Ma raccontaci un po' più. Ovviamente questa parte ce l'hai già raccontata un po', la tua carriera, come arrivi, cioè quali altre esperienze ti hanno poi portato ad arrivare poi alla Francia, perché come tu hai accennato hai passato il Natale lontano dalla tua famiglia e questo ti ricollega anche a tanti altri professionisti italiani che sono costretti appunto per necessità a stare lontano dalla famiglia. Tu prima navigavi in Lombardia? Purtroppo, vista la situazione in Italia, che sappiamo benissimo, e preferisco non parlarne perché mi mette una tristezza incredibile. Certo. Niente, io sono venuto in Francia la prima volta, 3 anni fa, per lavorare con un mio amico che mi aveva chiamato, gli serviva una persona in scuderia per ferrare i cavalli. E siccome io faccio... anche il maniscalco, non sono un maniscalco eccelso, però insomma me la cavo, sono sempre ferrato i cavalli in scuderia eccetera. Me lo ricordo, sì. Ho una ventina di cavalli, ho difficoltà a trovare un maniscalco, se ti fa piacere venire 2 settimane, vedi com'è il posto, se ti piace stare, tutto quanto. Alla fine, dopo 2 mesi, li ho dovuti pregare di tornare a casa perché non avevo neanche i vestiti per cambiarmi, perché sono partito con un trolley, dovevo stare 2 settimane, sono rimasto 2 mesi. Alla fine sono tornato a casa, sono stato a casa 2 giorni, ho preparato una valigia e sono tornato in su e praticamente sono stato qua 7 mesi. Poi, vabbè, c'era il proprietario della scuderia
che tra l'altro è diventato anche abbastanza famoso nell'ultimo periodo, perché è il professor Capasso, che non so se conoscete, ma è un appassionatissimo del sud. Lui ha una proprietà non molto distante da me, a 7-8 chilometri da dove sono io, esattamente a Saint-Pierre-sur-l'Erve. Ha una proprietà qui che si chiama Glatigné, fa anche l'allevatore, cioè dei cavalli, ha ancora qualche cavallo qui, e tramite Mario Luongo, che, con il quale ho lavorato quando ero ragazzino, insomma avevo 16 anni, 17 anni, avevo lavorato con lui, siamo sempre rimasti in contatto, e lui è qua da 7 anni più o meno, mi ha chiamato, mi ha detto se vuoi venire, e così è iniziata la mia avventura francese. Poi vabbè, dopo qualche mese ci sono stati dei cambiamenti di scuderia e io ho deciso di ritornare in Italia, perché non mi trovavo bene. Sì. E poi alla fine comunque l'esperienza mi era piaciuta, mi piace molto, mi sembra di aver fatto un piccolo salto nel passato, nell'Italia della gioventù di Moreno, della bella ippica. No, Fabio, la gioventù di Moreno risale ai tempi degli antichi romani. Io ho cominciato con le bighe, lo sai Fabio, no? Ho cominciato con le corse, con le bighe, Benur, tutte quelle cose lì, quindi molto prima. A quell'epoca, no, pensavo fosse un po' percento, un po'... No, io sono proprio la storia delle corse dei cavalli, ecco, cominciato da lì, cioè lui ha provato a portarsi in scuderia Giulio Cesare, lui è cominciato così. Esatto. Poi gli è andata male, l'hanno messo come schiavo per fare, no, non volevi infierire. È stata una giocata sbagliata. Tra l'altro, scusami, adesso mi fai venire in mente, Moreno, adesso ti prendo in contropiede, Fabio. Allora, io uno dei ricordi più belli appunto di quelle giornate in scuderia è che Fabio è una persona che sa far ridere, no? E mi ricordo qualche barzelletta tua notevolissima. Hai voglia, piacere, te ne ricordi una da regalare al nostro pubblico di Race Off? Se non ti viene in mente adesso, ti posso anche dare qualche minuto e cambio pagina e ci ritorno dopo, a tua scelta, però una ce la devi regalare. Ma se vuoi possiamo anche continuare a fare una chiacchierata, e anzi ti dico una cosa sola, ti chiedo, c'è un episodio che mi lega molto a Moreno, e mi ricordo la prima volta, scherzando, guidai un cavallo che lui aveva in allenamento, perché abbiamo anche un'amicizia in comune che è Gianni Pavani. No, però ti confondi allora. No, io non sono, allora Gianni Pavallo conosco molto bene, ma io non sono il guidatore. Hai capito? Fabio, non sono il guidatore, il figlio di Ermanno Monti, io sono ha rubato il nome, esatto. Pur di venire a Race Off si è chiamato come un guidatore. No, mi sono sempre chiamato, sono 63 anni che mi chiamo così. raccontaci l'aneddoto, dai. Robby, ti racconto questa cosa. Allora, guidai Etienne Pav a Modena. E il giorno prima parlavo con Moreno, gli dico: guarda, se vinco con il cavallo ti regalo i guanti, perché non ti posso dare le mani. E difatti gli hai regalato i guanti. Il giorno dopo rientro, corro e vinco con il cavallo, sì, tra l'altro una bellissima corsa. E se Moreno si ricorda bene, quando sono andato la prima volta che ci siamo visti a Bologna, dopo qualche giorno gli ho regalato i guanti che lui ha usato in corsa spesso e volentieri nelle corse successive a quell'avvenimento. Però non hanno fatto lo stesso effetto con quel Moreno Monti lì. Perché ultimamente non era particolarmente svelto. Vabbè, adesso sì, te ne dovrò regalare un altro paio usati allora. Esatto. No, così dalla Francia. No, tra l'altro Moreno qua che poi, scusa, in trasmissione noi ci diamo i nomignoli, no? Che lui è Big Mo. No, come ecco. Io sono Bob, lui è Big Mo. Scusa, ce la tiriamo un po' all'americana, scusaci, eh. Lui è interessato allo stat book francese. Il libro degli stalloni. Ah, ho capito, sì. Tu riesci a procurargliene uno? Non lo sopporto più, se no. Cioè,
Certo, credo che non ci siano problemi. Allora questo successivamente ci risentiremo che gli facciamo il regalo per Natale prossimo. Ecco. Quindi Natale 2020, mi metto avanti, ok? Abbiamo 12 mesi di tempo, Fabio, ci conto. Ecco. Va bene, ok. Allora, okay. Tornando a noi, allora, tu adesso sei in una località, cioè al sud della Normandia, giusto? Io sono a sud della bassa Normandia, nella zona della Mayenne precisamente, okay. E sono a metà strada tra Le Mans, dove c'è il circuito delle macchine, e Laval, esattamente a Saint-Léger. Ok, Saint-Léger, e avete questa proprietà con quanti cavalli? Hai detto 60? Abbiamo una sessantina di cavalli, una quarantina di cavalli da corsa e una ventina di puledri, 25 puledri in doma. E in più loro hanno anche un piccolo allevamento, piccolo neanche tanto, perché hanno per il prossimo anno una 12 puledri da domare, già di loro, senza contare quelli dei proprietari. Quindi ti dico, è una scuderia che è in crescita, stanno incrementando il lavoro, i cavalli anno dopo anno. Loro sono 5 anni che si sono trasferiti qua e hanno comprato questa proprietà. Mm-hmm. Hanno fatto un grosso investimento. Il papà una sera mi stava raccontando a cena che lui l'ha fatto soprattutto per i figli, insomma, per dare un futuro ai figli, perché i figli sono tutti e due appassionati. Lui ha un figlio, Albert, che guida anche in corsa. Uh-huh. Domenica, tra l'altro, ha fatto due primi molto bene a Cordeman. Uh-huh. Ha vinto due belle corse. Dacci qualche nome, che vogliamo un po' di gossip, il nome dei cavalli che hanno vinto, così incuriosiamo e facciamo andare a vedere le corse anche vostre. Il nome dei cavalli, guarda, che hanno vinto, te le ricordi? Domenica ha vinto, sì. First Dalouette. Che è del loro allevamento. Figlio e di? Anche Grasse Dalouette, che è del loro allevamento. Anche quello, quindi ha fatto una super domenica, quindi allevatori, allenatori, guidatori, tutto loro. Fantastico. Hanno fatto. Il padre dei cavalli chi è? Non ho capito, scusami. Lo stallone. Una è Magnific Chirodney, buono, che è il maschio che ha vinto First, la femmina sinceramente adesso così su due piedi non te lo saprei dire, però sì, Magnific Chirodney. Nel dubbio di Ninja Race. Non ti ho capito. No, allora, nel dubbio, quando non ti viene a mettere lo stallone, per cortesia, un piacere, chiamalo come il mio cavallo del cuore. Ninja Riz, Ninja Riz, esattamente, non gli veniva, non gli veniva, ma la femmina è figlia di Severino. Ah, Severino, buono. Buono anche lui era. Severino. Sì, buoni stalloni tra le altre cose. Poi sì, abbiamo qualche discreto cavallo. Tra l'altro uno corre domani a Parigi al montato, che è un cavallo che l'ultima volta ha vinto, ha fatto anche una bella vittoria. Ok. Chi è? Vabbè, che qua non si vedono le corse di Parigi domani. No, ma magari così li incoraggiamo. Dici pure il nome. No, andiamo. No, nomi. Si chiama Flash Dalouette. Alouette, sono tutti Alouette, sono tutti di scuderia. Non tutti. Questi qua sono del loro allevamento, sì. Però ne hanno anche degli altri. Questo è un figlio di Jacques de Belouet. Quindi io quando vedo un Alouette so che è un cavallo tuo. Che è un cavallo nostro, sì, allevato sì, da loro. Sì, bene, perché seguo molto il trotto francese. E quindi teniamo i soldi in tasca. faccio anche la risata. Ecco. Gli applausi, ecco, incoraggiamento per Fabio. Ecco. Allora Fabio, allora voi andate a correre un po' lì in zona, mi dicevi che ci sono parecchi ippodromi, andate appunto a Laval, andate nelle piste di, chiamiamola, periferia, che in Francia comunque non sono poche e non sono relegate a dei montepremi risicati. Laval non è tanto di periferia, Laval è a livello di Cannes-sur-Mer, mi sbaglio? È una bellissima cittadina, tra l'altro, sì, esatto. È veramente una bella cittadina, molto, molto carina, c'è vita, un sacco di gioventù, è una bella cittadina. Sì, non è tanta provincia quella. Vabbè, allora dammi dell'ignorante e non se ne parli più. Beh, così quando venite abbiamo un po' di cose da andare a vedere. Tra l'altro qui vicino c'è un paesino che è molto carino,
C'è un castello medievale ben mantenuto, ci sono dei posti veramente, veramente molto molto belli, sì, da visitare. La campagna francese è tenuta molto bene, molto bene. Perché dicono... La cosa che mi piace un sacco è quando vai alle corse, a parte l'ambiente, che comunque si salutano tutti, sono tutti abbastanza cordiali, sì. Accordiali, e sono proprio, cioè, quando tu passi, anche se non conosci nessuno, ti dà la mano e ti dice buongiorno. Comunque sono tutti quanti molto, molto simpatici. E ovviamente, quando sono in corsa, ognuno è competitivo, ovviamente, ma gli ippodromi sono tenuti come dei giardini. Sì, come i nostri, curati, più o meno, sì, come i nostri, uguale. Come i nostri, sì, sì, 40 anni fa. Però. 50. Beh, scusatemi, lo premetto, faccio una battuta e ci metto già prima le risate. Ecco. E gli applausi per l'incoraggiamento. Allora, io ero a Milano la settimana scorsa, per lavoro, sono andato a vedere l'ippodromo di San Siro. Sì. Ho pianto. Sì. Però è un giardino. Cioè, cioè, nel senso, è venuto sull'erba, esatto, dappertutto, tutta la pista, sì. Quindi non possiamo dire, sì, che neanche noi li teniamo come dei, sì, giardini, no, perché l'erba è cresciuta, sì, ovunque. Però la tribuna è un po' cadente, sì, un bel, sì, po' appunto, cadente, perché deve diventare giardino. Giardino anche quello, sì. No, mi ha fatto veramente una gran tristezza, come quando anche se l'ippodromo nostro, che tu conoscerai, il Candiano, quando vai, comunque è stato onestamente non abbandonato, però ovviamente non c'è più nulla di quelle che erano delle corse. Il Candiano sembra che facciano un centro commerciale, appunto. Quindi no, dispiace sempre, perché fanno parte un po' anche della nostra storia. Tu, Fabio, sei mai andato a correre al Candiano? A Ravenna? Sì, ho corso anche al Candiano. Ferrara? Ho preso un piazzamento con una cavalla che ha corso anche discretamente, mi sembra che sono arrivato quarto, tra l'altro non mi ricordo neanche, una cavalla di, l'allevatore era Diego Raia, e purtroppo ci ha lasciato anche lui, l'allevatore di Le Mondrà. Certo. Sì. E la tua vittoria più bella, quella che ti ricorderai sempre, la prima, quella più difficile, qual è la tua vittoria a cui sei più affezionato? La mia vittoria più bella, quella che ricordo di più, perché mi ha dato un'emozione particolare, vinsi un centrale a Milano con Etienne Pav, sì, che fece una mostruosità, fece due parziali da 28 e mezzo di fuori e passò in retta d'arrivo, vince una corsa, ma non in quanto la, mi vengono i brividi ancora adesso a pensarmi, non in quanto la vittoria di per sé, ma vedere due proprietari come Gianni e Andrea che mi vengono incontro e piangevano come due bambini. Io ti giuro, ancora adesso quando ci penso mi vengono i brividi su tutto, ma per come vivevano loro la loro esperienza con i cavalli, poi da veramente da persone, l'amore, la passione, quelle cose che appartengono, adesso è diventata un po' una catena di montaggio, sì, oggi attacchi quello, domani fai quell'altro, non capisci mai quello che ti tocca, ma loro due avevano una cura dei particolari e una passione proprio smisurata, un po' come te, Roby, dai, diciamo la verità. Ma io infatti, tu pensa, piccolo gossip, io ho iniziato la mia avventura da proprietario con i cavalli incontrando casualmente una mattina ad Anzola Gianni Pavan. Io non avevo mai avuto cavalli, non ero mai stato in una scuderia. Rampa ad Anzola. Mi è bravissimo, mi ha trasmesso un'emozione parlare con lui. Io ero andato per avere conferme se era giusto provarci. Dopo che hai parlato con Gianni Pavan non potevano iniziare. È una persona squisita, è una, sì, persona fantastica. Moreno, credo che siano amici da tanti anni, e Moreno è sempre stato il loro allenatore, insomma, comunque per tanto tempo, e penso che una persona come Gianni, perdere una persona come Gianni deve essere veramente una brutta cosa, perché è una persona veramente squisita, cioè avere un proprietario come lui, scusa, adesso che ha smesso, certo, è veramente brutto, perché probabilmente lui ha smesso perché non trova più gli
stimoli che trovava prima, probabilmente l'ambiente che lui era abituato ad avere, probabilmente non trova più la passione che c'era una volta. Sicuramente l'amore per i cavalli non gli manca, non gli mancherà mai, però probabilmente si è stancato un po' di tutto quello che è la situazione adesso purtroppo in Italia. E del resto, scusami, era una persona meravigliosa. Sì, Fabio, ha smesso lui e dopo un anno ho smesso io perché manca la BC, cioè quella parte passionale che viene in qualche modo assecondata. È chiaro che l'appassionato cerca delle cose, ecco, che se diventa allora una catena di montaggio. Sì. Vi invito ufficialmente a venire in Francia, perché secondo me negli ippodromi francesi, specialmente di provincia, questa cosa la ritrovate sicuro. Cioè io vedo bambini, le famiglie, padre, madre. L'altro giorno avevo vicini di box, sì, padre, madre e figlio, sì, che sono venuti per correre coi cavalli, il bambino che passeggiava i cavalli. Insomma è stata una cosa, cioè ritrovo quella cosa che mi avvicina, che mi fa sentire ancora la voglia di e la passione di andare avanti, ecco, diciamo così. Ma si vede poi anche la gente che c'è quando corrono i Gran Premi in Francia e quando li corrono in Italia, cioè là fanno 30-40 mila spettatori, qua quando va bene ne fai 300-400, quindi la differenza sta tutta lì. Sta. Ma perché sono bloccati nel traffico? Sì. Sì. Io penso che ci sia più gente alla Valle in una giornata normale che a Napoli il giorno della lotteria. Secondo me sì, o comunque ci si avvicinano molto. Io penso che però hanno una grande passione. Io vedo altri, c'è gente normale comunque, magari che ha un pezzo di terreno così, se tu passi per strada c'è una, vedi, fattrice, un pezzo di terreno, sì, è difficile non vederci un paddock dentro con un cavallo. Quindi hanno i cavalli tutti quanti. Com'era fino a 30 anni fa qua da noi, qua in Emilia Romagna, tutti i contadini avevano una fattrice, erano tutti allevatori, sì. Per quello ti dico, secondo me mi sento come se avessi fatto un salto indietro nel passato della bella ipica, che io ho vissuto, diciamo, la coda di quella parte lì. Ho avuto la fortuna di conoscere ancora in attività gente insomma, ho visto guidare Sergio Brighenti, sì. Ho conosciuto, che è venuto a mancare nei giorni scorsi purtroppo, Luciano. Becchicchi, cioè, ho visto quell'ipica ancora vera. Mio papà, andai con mio papà, io avevo 8 anni, a fare la stagione a Cesena, che una volta si usava spostarsi con i cavalli, andare a fare la stagione a Cesena. Lui lavorava con Carlo Rossi all'epoca, che sì, purtroppo non c'è più neanche lui, sì. E mi ricordo che insomma era bello, perché poi noi di giorno, io ero bambino con mia mamma, andavo al mare, poi alla sera andavamo all'ippodromo a vedere le corse, perché si correva praticamente quasi tutti i giorni all'epoca, certo. Quindi io ho vissuto, diciamo, ancora l'ultima parte della bella ipica grazie a mio papà e comunque a questi professionisti che ho visto guidare e mi hanno trasmesso la passione e la voglia di fare questo lavoro qui. Ultima domanda personale prima di andare un po' all'attualità con Moreno. E visto che più o meno siamo coetanei e più o meno, da come dici tu, avevi il padre, quindi tu sei figlio d'arte, io invece mio padre e mia madre erano solamente appassionati, cioè andavamo in Riviera, la sera andavamo a Cesena. Credo che in quel periodo essere tifosi di un guidatore o di un cavallo fosse normale, cioè perché in tutti gli sport ti appassioni perché tifi o ti è simpatico qualcuno. Ti posso chiedere chi era il guidatore per cui simpatizzavi, o qual era il cavallo che più ti faceva sognare? Il guidatore per cui ho sempre simpatizzato e che per me è stato un mito fin da bambino è sempre stato Giancarlo Baldi. Il tigre. Tamberino. Sì, Giancarlo Baldi per me è sempre stato una... e comunque ha dimostrato di essere una persona, cioè di essere un guidatore con una passione immensa, perché ha guidato fino a tarda età e ancora combatteva e saltava sul sulchi come se avessi 20 anni. Quindi a me, io quando lo vedevo guidare mi emozionava, ti dico la verità. Il cavallo?
E il cavallo preferito? Ma il cavallo mio personale del cuore o un cavallo che mi è piaciuto in generale? Il cavallo che ti ha fatto battere il cuore, scusami, non voglio sembrarti romantico, però quello è. La cavalla che mi... era una femmina, sì. In realtà, la prima cavalla un po' importante che ho avuto tra le mani, che è stata Nervesa Dra, i primi anni che avevo scuderia, all'inizio degli anni 90. Vedi, c'è Moreno che vuole chiederti chi era il papà. Chi è il papà? Dici subito chi è il papà di Nervesa. Un figlio di Genderò. Di Genderò. Sì. Sentiamo, scusami, sentiamo da Moreno Genderò. Parlaci di Genderò. Come... È stato il primo grande figlio di Sharif Diesolo. È stato il primissimo figlio di Sharif Diesolo. Dopo ne sono venuti tantissimi altri, ma Sharif Diesolo si è... praticamente si è scoperto lì, non lo voleva nessuno come Stallone, perché lui aveva avuto dei problemi fisici, non era bello e tutto. Con Genghero dopo ha cominciato a dare solo, Genghero, poi Zebù e poi tutti gli altri, perché Genghero è un cavallo ancora degli anni 70, che non c'erano ancora le lettere. Genghero e Zebù sono stati proprio i primi, dopo poi sono arrivati tutti gli altri, perché con le lettere dopo sono arrivati Belmesbert, Tuz, Esotico, Prade, Le Mondrage, altri mille, ecco. Però il primo cavallo da Sharif Diesolo è stato Genghero. E Fabio giustamente si è preso la sua degna erede, la sua figlia, che ti ha dato tante soddisfazioni. Sì, è stata una cavalla che io ho preso, che correva le corse a reclamare, e l'ho portata nel giro di un annetto e mezzo a correre la categoria B. Quindi direi che proprio mi ha dato un sacco di soddisfazioni. Ha corso all'epoca c'erano ancora un sacco di cavalli importati in americani, sai che comunque più giù della categoria C le femmine non potevano andare, la B i maschi, lei correva in B, correva con i cavalli Canadian Long Loreto, che era un cavallo di Luigi Lupo, ha corso queste corse qua, insomma è stata una cavalla, per me è stata la prima cavalla importante, è stata una cavalla che veramente mi faceva battere il cuore quando correva, perché non lo so, sentivo un feeling particolare con lei. Non ho mai avuto la fortuna di guidarla, perché quando lei ha smesso di correre io non avevo ancora fatto la licenza da allievo, per cui non ho mai avuto la fortuna di guidarla in corsa, però diciamo che la seguivo dalla A alla Z, lavoravo tutti i giorni, quindi era la mia cavalla diciamo personale, e l'ho seguita dappertutto, per cui sì, è stata la mia prima cavalla del cuore, diciamo che quella che mi ha dato le prime soddisfazioni, i primi anni in cui ho avuto scuderia con mio papà, e diciamo che questa qui è una delle cavalle che ricordo con più piacere. Andiamo all'attualità, Fabio. Tu sì. Segui ovviamente l'ippica, non solamente francese, immagino, anche solo per sentito dire qualche cosa anche delle gesta dei cavalli indigeni italiani, ti sarà giunto all'orecchio Zacon Joe, immagino che l'hai visto e ti fatto anche tu, come tutti noi che l'abbiamo visto vincere quest'estate in America, a New York. E... Certo, ho visto la corsa, è stato bellissimo, c'è un bellissimo momento di ippica, e penso che per l'allevamento italiano sia una soddisfazione enorme. Peccato che purtroppo non ci sia un corrispettivo a livello di attività ippica in Italia, perché è veramente un peccato, perché comunque sia in Europa e con Zacon Joe anche oltreoceano abbiamo dimostrato di avere una qualità di cavalli eccelsa, e purtroppo in Italia non è possibile, o comunque molto molto difficile, mandare avanti un'attività, perché la situazione è veramente molto triste, purtroppo. Sai che tu stai dicendo, ripetendo, potrei pensare che vi siete messi d'accordo, le stesse identiche cose che ci ha raccontato Ciro Di Nardo la scorsa settimana, che viene da un'esperienza in Francia. Adesso è tornato in Italia per dare una mano a Casillo per i Puledri, ma raccontandoci della sua esperienza francese, sei d'accordo? Sì, identico. Sì, sì.
Sì. Cioè, le stesse modelle, la gente all'ippodromo è diversa, le strutture sono diverse, c'è un approccio diverso, e di questo però dispiace a noi che comunque veniamo da qua. No. Sì, ti dico, professionalmente trovo che noi italiani siamo molto preparati, perché noto che alle volte loro con i cavalli un po' problematici fanno fatica. Se un cavallo ha un problema, loro prendono, lo sbattono in paddock 2 mesi, che tanto fa spazi, gli spazi sono enormi. Lo castrano. Lo prendono dopo, lo lasciano maturare, cercano di gli danno il tempo di crescere, di svilupparsi, cosa che purtroppo in Italia non era possibile già tanti anni fa, adesso ancora meno. Se un puledro di 2 anni lo vedono che è in crescita, preferiscono non forzare la mano, perché loro puntano molto sulla carriera del cavallo. Anche per tanti cavalli, io ho una cavalla qui, per esempio, stavo parlando stamattina con Arnaud, e mi diceva: è a 4 anni, ma non ha ancora debuttato, ma non mi interessa, perché tanto tutta la sua famiglia prima dei 4 anni non hanno mai avuto risultati. Se tu pensi di dire a un proprietario italiano: guarda che sto cavallo qua correrà a 4 anni, sicuramente il cavallo il giorno dopo non è più nella tua scuderia, questo è poco ma sicuro. Sì, scusami, è ma una qua mentalità completamente qua diversa. Ci vuole un applauso, perché io credo che sia, vuol dire, scritto nella pietra. Cioè, tu non si può pensare di standardizzare il debutto di un cavallo perché qualcuno ha deciso che possono correre da 2 anni. Io la cosa che ho sempre fatto più fatica ad accettare è quello di dover correre dietro ai tempi per far mettere in pista un cavallo. Cioè, vale per gli esseri umani, vale per tutti. Cioè, ci sono tempi. Quel discorso che hai fatto, hanno tutti in famiglia, debuttano tutti tardi. Beh, voglio dire, mi sembra, non dico la BC, la B, eh? Ma sono sì, perché allora il discorso è uno solo, Roby, che purtroppo lo vedi anche i bambini, per esempio, no? Se tu guardi un bambino, perché io spesso e volentieri mi capita di paragonare le persone ai cavalli, no? Perché forse è una mia malattia mentale, però in un bambino, non agli asini, però ai cavalli, hai detto. Un bambino nato, sì, a gennaio, un bambino nato a giugno, sì, quando vanno a scuola, spesso e volentieri, la noti questa differenza? Sì. I 6 mesi di differenza tra i bambini, o comunque quando eravamo ragazzi, no? Quando tu avevi gli amici che avevano già 18 anni e tu ne avevi 12. Certo. I 6 anni di differenza erano un abisso a quell'epoca, no? Quando, certo, tu ancora, che ne so, io giocavi a nascondino e loro già andavano a trovare le fidanzatine alla sagra paesana o queste cose qua. Certo. Cioè, e purtroppo secondo me nei cavalli c'è un ciclo, no? Quindi c'è quello che magari è più precoce, quello che è un po' più tardivo, quello che è, però il problema qua è, cioè il problema, la differenza tra cui pazzi, quindi se mettono un cavallo in paddock non hanno i costi di gestione di una scuderia in Italia, cioè, certo, se tu una volta che hai un cavallo in scuderia in Italia hai dei costi di gestione che sono improponibili. Qui prendono, lo sferrano, lo buttano in... Anzi, se tu dici a un proprietario: guarda che lo aspettiamo perché magari viene a 3 anni, se lo portano a casa, se lo godono per 6 mesi, loro sono le persone più felici del mondo, perché hanno il loro cavallo a casa e se lo possono guardare, se lo possono curare, dargli da mangiare, sono felici. È completamente un altro mondo. Certo. Completamente un altro mondo. Questo allora, appunto, a questo punto lo diamo come certo e vero, perché sì, le testimonianze coincidono in maniera... L'ho sempre detto anch'io, un altro modo di vedere qua in Svezia, in Francia, in Svezia, un altro modo di vedere lo sport, ecco, qua è un business, là è sport. Certo. Qua è solo business, qua bisogna prendere i soldi a 2 anni, a 3 anni, e finché ci sono, e poi dopo invece là è sport, là, certo, lo considerano ancora uno sport. Non è come qua che si forza tutto, il debutto il 15 luglio deve essere pronto il 1° di luglio, perché così ci sono subito i soldi. Ecco, io proprietario che dice: ma no, cavallo lo aspetto ancora un po' perché forse no, bisogna prendere i soldi subito, certo, e allora non è più sport, ecco, è business.
A proposito di sport, Fabio, delle ultime corse che si sono effettuate nei giorni prima di Natale a Vincennes, è quello che ha visto la vittoria di Facebook Bomb, quindi il continentale, e il Tenor de Baum, in cui c'è stata invece la vittoria Excellence. Cosa pensi? Ti sei fatto qualche idea sul livello per l'America? Dici la tua. Onestamente quest'anno faccio un po' fatica a fare una valutazione, perché secondo me quest'anno è molto più equilibrato di tutti gli altri anni il panorama delle corse importanti in Francia. Ci sono anche dei nuovi volti. Questo Excellente che ha vinto l'altro giorno, secondo me è un cavallo, come ti dicevo prima, no? È quei cavalli che magari sono stati rispettati prima e adesso sono tornati ad essere, cioè si sono ricavati uno spazio importante, insomma, essersi qualificato per il primo d'America, per esempio, direi che... Tu cosa dici? Io dico, guardo la scelta di Basir, poi dico chi vince l'America. Tu cosa ne pensi? Non ho capito, scusami. No, dico, io ho un pensiero, guardo la scelta di Basir, perché Basir ha 3-4 sì. cavalli, e poi dopo sì. so chi vince. Quando Basir ha scelto il cavallo, so chi vince. Beh, lui normalmente difficilmente sbaglia quando sì. fa una scelta, no? Sì. Quindi anche l'anno scorso, se hai seguito l'iter di Bellina sì. Joslen, sì. Lui era strassicuro di presentare sì. una cavalla, non dico al 100%, ma al 210%, sì. cioè lui era sicurissimo già mesi prima di poter vincere l'America. Poi sai, comunque, e quest'anno hai guidato un paio di volte in corsa, quindi lo sai benissimo che alle volte lo svolgimento è importante, non so, perdi una posizione, può capitare mille varianti in una corsa, però lui ne sbaglia poche, sì. Quando fa una scelta lui sa già dove e quest'anno dove e quest'anno sembra che scelga De Vison Dupont, quindi qualcosa metterei su quel cavallo. Sì, guarda, io ti dico la verità, lui è amico del figlio di Arnaud, sì. E mi dice, gli è capitato, ha vinto con un cavallo nostro, con un cavallo che si chiama Fortelot, sì. E mi dice, quando lui va in corsa sa già quello che deve fare, sa dove deve andare in posizione, sa quando deve scattare, sa quando, cioè quando guida i cavalli lui è diverso di quando li guidano, e tra l'altro loro hanno per Parigi hanno Anthony Barrière, che sì, è un ragazzo sì. È un guidatore veramente bravo, uno degli emergenti, sì, sì, mi dice sì, quando i cavalli li guida lui è un'altra roba, un'altra, non c'è cosa, niente da sì, fare sì, lui sì, ha, sì, quel, sì. ha quel senso del traguardo, quel senso della corsa, lui ha qualcosa che gli altri non hanno, cioè fuori classe il Maradona del calcio, sì. Usain Bolt nell'atletica, sì. Hanno quel qualcosa che gli altri non hanno, non c'è sì, niente da fare. Sì, sono d'accordo. Sono completamente d'accordo. Quindi per l'America mi sembra di capire che puntate in funzione della scelta di Basir. Io sì. Ok. Io eventualmente fino... Fabio, se tu hai qualche cosa, chiamaci. Sei qualche... sì. Ma certo. Nel dubbio, ma così in amicizia. Sì. Non... Sì? Guarda, l'altro giorno sono andato a correre con un cavallo che si chiama First Alouette, no? Che ha vinto sì. domenica. Sì. E nell'ultimo mese l'ho preso in gestione io un po' nel lavoro, nelle cure così di scuderia, le tinture, queste cose qua, e ti garantisco che domenica ero quasi certo che avessi chance di vincere, perché il cavallo aveva lavorato molto bene, e poi quando è andato in sgambatura l'ho visto bello tonico e tutto quanto, ho visto un po' anche gli avversari che sgambavano insieme a lui, e quando è rientrato alla sgambatura gli ho detto al mio capo, oggi abbiamo chance di vincere.
infatti poi ha vinto, ma ha vinto una bella corsa, ha vinto, gli ha dato un bel 20 metri al secondo, ha vinto proprio comodamente, una bella corsa. Non hai dovuto soffrire, niente ti acidi. Mi ha dato una bella soddisfazione. Sì. Ascoltami Fabio, poi dopo ti salutiamo ringraziandoti già da adesso per la tua disponibilità. Nella tua, nei tuoi sogni c'è di rimanere in Francia per concludere, completare, portare avanti questo discorso, perché c'è la struttura e ci sono le situazioni che ti possono portare avanti, o comunque la nostalgia o anche il bisogno di stare in famiglia pensi ti riporterà prima o poi nella terra natia? Beh, Roby, lavorativamente parlando in questo momento ti dico che qui c'è la possibilità di lavorare e ci sono ancora dei margini per fare bene. Se devo parlare di cuore, ovviamente la risposta credo che sia anche abbastanza scontata. Mi piacerebbe tornare a casa, mi piacerebbe stare in Italia, lì ho la mia famiglia. Se devo parlare col cuore, ti dico, spero che la situazione fra X mesi o X anni in Italia torni ad essere ancora sostenibile, e mi piacerebbe ritornare in Italia a lavorare. A me quello che ovviamente dispiace in questo momento, sì, scusami, no, quello che mi dispiace è perché sento, quando chiedo, intervisto qualcuno, che la voglia di tornare sarebbe tanta, però non c'è le condizioni per poterlo fare. Questo dispiace, non perché ci sono le condizioni, se uno, cioè, è contento di stare fai via, un altro lavoro, esatto. Se uno è contento di guarda, no, io voglio stare qui perché sto bene qui, amen. Ma quando invece leggo tra le parole, tra le righe, che la voglia di tornare sarebbe tanta, provo un doppio dolore, perché siete risorse importanti che comunque vengono rubate nel senso buono, ovviamente, alla nostra ippica. Cervelli che scappano. Il discorso, sì, poi è quello. Sì. Allora Fabio, niente, noi ti salutiamo, ti ringraziamo ancora una volta, ti auguriamo ovviamente. Voi, grazie, è stata una bella chiacchierata, è stata anche una bella sorpresa ritrovare Moreno, che è un bel po' di tempo che non ci sentivamo. Ray Soft, questo è d'altro, ecco. Ray Soft, guarda, ecco. Non stupirti se quando arriveremo su con la troupe, perché saremo già importanti e famosi. Soprattutto, no? Famosi. Avremo anche su Brett, non ti preoccupare, sì. Tu sì. Comunque nel carro dei vincitori potrai salire, Sky. Perché sei una persona, guarda, di un certo tipo. Mi farebbe un sacco piacere. Un abbraccio, buon 2020 e a risentirci. Auguroni. Comunque presto. Ciao Fabio. Tanto a voi, tanti auguri. Ciao. Tanti auguri. Grazie. A tutti gli appassionati, e speriamo che l'augurio che faccio a tutti gli appassionati di ippica e soprattutto a noi italiani, che prima o poi si risolva la situazione, che si possa ritornare a parlare di corse, di cavalli in maniera più passionale e un po' meno drammatica com'è in questo momento. Okay, certo, è così, sì, è sì. Assolutamente così. Quello che speriamo tutti. Mi raccomando, brindisi col prosecco, Certo, va certo. Bene. Prosecco. Ok. Ciao grazie Fabio, mille, presto, ciao. Ciao, Fabio. È stato veramente un piacere risentire Fabio Pasqualini, con cui ho condiviso tanti giri di pista. Esatto, io vorrei dire una cosa che, allora, Fabio si è confuso, a me piacerebbe essere stato un professionista del campo ippico come il Moreno Monti, guidatore, figlio del senatore e tutto quanto, però io mi ricordo di Etienne Pav, mi ricordo di quando guidava, però io con Moreno Monti, cioè non sono neanche parente, io sono certo. Un Moreno Monti diverso. Come dico, lui ha fatto confusione, io non ho voluto interromperlo perché c'erano problemi, lui faceva fatica a sentire, glielo ho detto. Sì, lo ringraziamo, sì. Perché effettivamente già dall'inizio, sì, ci ha detto, esatto, che faceva un po' fatica, esatto, a capire. Io, quindi ho provato due volte, ma probabilmente non sentiva bene dirglielo, quindi ho lasciato che parlasse, che ricordasse quelle cose che ho ricordato anch'io, perché da appassionato ho seguito Tien Pav, conosco benissimo Pavan, anzi sono stato anche a casa sua a vedere dei puledri, quindi è tutto. Ma scusa, quindi una cosa, però perdonami, e se tu in effetti me la stessi raccontando, cosa?
E tu sei quel Moreno Monti? No, assolutamente, proprio non... Non ti ho mai chiesto la carta d'identità, no, però. No, e se avesse ragione Fabio, che ha anche riconosciuto la tua voce... Non ci conosciamo neanche io e Moreno Monti, hai capito? Cioè, non ci siamo neanche mai parlati, perché non... hai capito? Cioè, io lo conosco Moreno Monti perché è figlio del senatore, perché ha guidato il mio cavallo del cuore, che è sempre stato Zampaleone, il cavallo del cuore, che lo guidava negli anni 70... E tutto lo conosco per l'Arsen per tutte quelle cose lì, ma non ci conosciamo personalmente, proprio non ci conosciamo, quindi è solamente un caso di omonimia. Ok, ecco. Comunque è stato per me, lo ribadisco ancora una volta, un vero piacere risentire parlare Fabio. Conoscevo del loro rapporto con Moreno Monti, quello che non sei tu, sì. E con Gianni Pavan e con Andrea Cevenini, con cui ho condiviso proprio la scuderia. Sì, mi è sembrato anche bello lasciarlo raccontare. Tra l'altro, voglio dire, è una forma di ricordo di un'ippica. Esatto. Veramente tanto bella, quindi era non se dovessi ricordare te, ovviamente non ricorderei un'ippica bella, e quindi no. È meglio che abbia parlato di quell'altro Moreno Monti, no? Infatti non è un'ippica bella, perché guardavo l'altro giorno che c'era un cavallo che correva a Roma, no? C'è un cavallo che si chiamava come il mio primo cavallo, quello proprio di proprietà, sì. Non metà o proprio il mio. Chi era? Batman si chiamava, il mio si chiamava Batman Bus. Scusami un attimo, perdona il silenzio. Ecco. Batman Bus, si chiamava. E ho visto un cavallo a Roma. Batman Bus. Ma se c'è una cosa che Batman non può fare, prende il bus. Il bus era l'allevamento, il bus. Ecco, Batman, un figlio di Rapid F. Sì. E ho visto sto cavallo a Roma, Batman. Che bello, quasi lo compro, mi ricordo, ma no, lo vado solo a giocare. E poi mi sono dimenticato, guardavo il trotto, adesso 23 vincente. Faccio come quel nostro amico che gioca al basket, no? Quello che fa con noi la trasmissione. Sì, quello che incomincia per L e finisce per Hogan. Esatto, sì. Ecco. Ricordiamo, e ho fatto guarda, dico, ma no, non lo vado a giocare. Mi sono dimenticato 23 vincente. Guardavo sul trotto, ecco, dico, fai proprio. Sono attaccato al gioco. Io, ecco, va bene. Dai, parliamo adesso. Abbiamo parlato con Fabio del Gran Premio che ci sono stati in Francia la scorsa settimana. Sì. Ricordiamo che nel prossimo weekend c'è quello domani l'altro, non so quando c'è il Bourbonnais, mi sembra che ci sia il Bourbonnais sui 2100 metri, partenza autostart, quindi io starei molto attento a Vivid Vaida S, anche se non ha corso benissimo il Tenor de Bem, anzi ha corso veramente molto bene il Tenor de Bem, perché non è stato fortunato, esatto, ha rotto in partenza, ha recuperato un sacco di metri, poi è lì molto vicino, non molto vicino al primo perché il primo si è isolato, ma molto vicino agli altri, fuori distanza, perché per me insisto nel dire è fuori distanza, però sui 2100 partenza autostart, se corre sono convinto che faccia una gran bella figura, poi vediamo chi c'è, probabilmente ci sarà anche Tony John, non lo so adesso. Batman Bus che corre di nuovo? No, l'ha fatta una sola, è come Paganini, non ripete. Sì, no, Batman Bus mi dà delle soddisfazioni incredibili. Ha vinto 5 corse consecutive addirittura, 5 consecutive ne ha vinte. E poi culminando nella Super Trish della vigilia di Natale, terzo dopo attacchi si correa sui 1006 allora, la Super Trish. Sì. Attacchi da parte tutte, ancora terzo... ho dato delle belle soddisfazioni Batman Bus, peccato che poverino non avesse un gran fisico, però aveva una gran testa come suo padrone, tutta esatto. Testa. Beh, vedi ci si trova e ci si sceglie Batman Bus, sì un morellino piccolo, magro, che c'era compagno tutte le allora, volte. Se è magro non è come il suo, il suo proprietario era magro. Il proprietario allora era magro come lui, okay. Era compagno Massimo che mi diceva tutte le volte, Moreno, mi vergogna andare a correre con sto cavallo, sembra che non gli dia da mangiare. Andava come il vento, dico non dargli da mangiare, facciamo certo. come soldatino bravo. No, era trattato da Dio, proprio, è sempre stato trattato da Dio, perché prima ce l'aveva Barani, Gabriele, che c'era la Nicola, figlia di Gabriele, che gli voleva un bene, che quando gliel'abbiamo portato via, poverino, mi è dispiaciuto un sacco, che si è messa addirittura a piangere da quanto era attaccata a quel cavallo, però hanno fatto delle scelte, e poi con compagno è andato anche con lui.
però sì, mangiava poco, lui non è che era magro, diceva mi vergogno andare a correre, non te ne frega, mangiargliene diamo, comunque certo. Fa niente, lasciamo no, stare volevo dirti, scusa, questi poi, ricordi poi, di 20 no, no, anni fa. La nostra trasmissione è fatta di ricordi per portare sì. A galla i sentimenti che hanno reso bella e sì. Possono rendere bella l'Ippica, non solo le corse fanno diventare sì. Bella la corsa, sono sì, fondamentali le sì, corse sì. Ma non c'è solo sì. Quello. Una parentesi, nota di redazione, sei stato ufficialmente sfidato da Roberto Morotti. Sì, bene, benissimo. No, perché benissimo. Dopo aver dato la paga a me. Sì, perché l'altra volta io purtroppo per problemi fisici quindi sono mancato. Mi ha fatto capire, sì. Ha detto quell'altro vigliacco sì, quell'altro che non si è presentato. Esatto. No? Adesso Roberto ti caccio la paga. Così lanciate il guanto di sfida. Ecco. Allora andiamo al campionato per chiudere davvero la puntata. Sì. Il campionato che si è svolto domenica scorsa a Bologna dei 4 anni con la vittoria, non tanto a sorpresa. Perché no, comunque era uno dei due o tre candidati favorito, difatti lì l'avevo preso Zeffi Rodete con Gaetano Di Nardo, andato in testa, ha fatto quello che gli è parso, no, perché... ha vinto perché avevamo intervistato Ciro sì, e sì. Gli abbiamo portato bene sì è andato in testa, ha fatto quello che gli è parso, poi ha chiuso in gli ultimi 200 in 13.8, non c'è stata storia. Secondo è arrivato l'altro favorito Zilat, quindi ha copiato 1 e 2, perfetto. E terzo sei arrivato tu con Donato Hannover, con la Zilanda S, ricordiamo la cavalla che ha domato. Ah, perché aveva fatto il race off. Esatto. Quindi vuoi dirmi che hai vinto tu? Ho vinto anch'io. Ma guarda. Anche stavolta sì, avevo Mago d'Amore, tu avevi due Donato Hannover, ha vinto Mago d'Amore, secondo Barajà, terzo perché Donato Hannover. E Make One. Sì. Io ho fatto quel ragionamento lì, sì. Invece ha vinto il tuo l'unico Mago d'Amore. L'unico Mago d'Amore. Che fenomeno. Quarto Zab di Girifalco, che ha corso molto bene, tutta di fuori, certo. È venuto via in quarta ruota sull'ultima curva, ha corso molto bene anche Zab di Girifalco, però avevo un numero impossibile, quindi era poco... Un'altra cosa, se vogliamo ricordarlo, il trofeo Croce assolutamente Rossa. Sì, ecco. Era l'ultima cosa che ti volevo sì. Chiedere, c'è stata qualche polemica che noi non vogliamo cavalcare perché c'era comunque un rapporto di allenatore, chiamiamolo così, tra Radenska Daghi che è andata al comando e il cavallo che poi ha vinto, ma che secondo me ha vinto di quanto? Quello che gli è parso. 70 metri? Sì, quindi mi sembra che sulla bontà della vittoria... dell'allievo di Filippo Monti non ci sia poi molto da recriminare. Assolutamente cioè era talmente superiore che non Radenska Daghi non me ne voglia Selva, però cioè, le guide Filippo Monti, Radenska Daghi, cioè, ecco, mi sta più simpatico Selva, però Filippo Monti obiettivamente guida molto di più e di conseguenza è anche un po' più, e poi il cavallo era no, sicuramente migliore. Monti guida di più? Sì, guida quasi come un professionista, cioè Monti gentleman. Perché secondo me, non, scusatemi, ecco, qui io, apro e chiudo la parentesi, se, che corrono assieme Selva e Monti, non lo so, no, io poi magari mi sbaglio, mi sono chiamato fuori sì, anche perché sì, lo no, trovo... qua ci sono Filippo sì. Monti, i Becchis, i Bosia, non possono correre contro Fronzoni, Romano, Becci. E attenzione, ne hai citati due che secondo me guidano molto bene. Sì, ma guidano molto poco. Visto che comunque molto tutte poco, le cose l'esperienza capito, ecco, conta. Esatto. No. Guidano molto poco, la stessa Jessica che guida pochissimo, quindi certo. Cioè, qua c'è della gente che Nicola De Rossi è un altro di quelli che certo. Guida parecchio. Ma infatti quindi io ci tengo a precisare, sì. Tanto di cappello sì. Per i gentleman che guidano sì. Molto e bene, sì. Tanto di cappello, non è... però essere, voglio dire, ci sono le categorie in tutti gli sport. Dovrebbe essere un'altra categoria. Quindi sì. Credo che, voglio dire, sì. Parlando della pallacanestro del calcio, ci sono degli apprendistato in cui impari, e poi dopo però, voglio dire, ti fanno le categorie, gli juniori, sono... vabbè, chiusa la parentesi, io, se no non riusciamo io sono più. Uno di Parliamo quelli del... che dice che il gentleman dovrebbe guidarsi solo i suoi cavalli, e basta. Okay. E basta, ecco. Uno ha i cavalli, guida, se non ha i cavalli non guida. Invece qua cerca, comunque lasciamo stare. Poi io la mia opinione non vale niente. Comunque no, ha vinto un gentleman che guida. Siamo liberi e belli, soprattutto, liberi, più che liberi. Comunque ha vinto un gentleman che guida poco e sono contento. Sì. Ruffato con Topolo P che certo.
Sì. Ecco, bella. Ecco qua, che si è salvato nella prima prova e ha vinto la seconda di quello che gli è parso, proprio si è isolato sul passato dei greppi, terzo Filippo Monti dopo essersi disinteressato della corsa, che ha fatto un gran finale ma partiva troppo, troppo indietro per riuscire, anche perché Topol è andata forte, Nastri 2060 ha fatto 16-3, tanta roba, sì esatto, Tietal 15-1. Quindi leggici come se tu fossi una valletta quasi professionista all'ordine d'arrivo del Croce Rossi, i primi 5 posti. Allora, Topolo P sì, con Rufato, secondo Pasciade Greppi con Da Rosso, terzo Tlietual con Filippo Monti, quarto Uragano OP con Becchis e quinto Odone MP con Orsini. Qua ci sono due gentlemen che guidano poco, che sono Orsini e Rufato, e tre gentlemen che direi che sono quasi professionisti, perché anche Becchis è uno che guida molto. Certo, ebbene. Come Bosia, però Bosia guida tutti i suoi cavalli, che certo, ne ha un sacco, ne ha tantissimi, quindi lui è giusto che guida. Certo, tanto, certo. Allora, abbiamo a questo punto esaurito tutti gli argomenti, abbiamo avuto la fortuna e il piacere di sentirci Fabio Pasqualini, il secondo ospite che ci parla della sua esperienza francese, abbiamo parlato dei Gran Premi Tenor de Bam e il Criterium Continental che si sono svolti la settimana scorsa, abbiamo comunque tutti già passato, speriamo per tutti voi, un Natale, speriamo il più soddisfacente possibile, andiamo verso il 2020. La notizia è che ci sentiamo il prossimo anno. Eh sì, vi tocca. Sì. Vi tocca ancora, sì, perché noi teniamo duro, sì, noi andiamo di lungo. Anzi, abbiamo trovato anche degli ingaggi che so, vi piacerà poco, però mi sa che dovremmo andare avanti per un bel po'. Quindi preparatevi, tenete sì, botta, e comunque a parte tutto veramente vi ringraziamo. Race Off 2019 chiude qua i battenti, ma la prossima settimana Race Off 2020 con tanti auguri ovviamente per un felicissimo 2020 a tutti. Tutti quanti. Ciao, ne. Ciao, ciao a tutti. Ciao.